Oggi siamo arrivati insieme a vedere e visitare i feriti, ma che cuore hanno, che amore verso gli altri, che perdono, ci ha commosso tutti noi. Padre Boutros Daniel Francescano, come direttore del Centro Cattolico del Cinema al Cairo, avvicina gli artisti, spesso li coinvolge in gesti di carità. Da lunedì sta portando attori e attrici all'Istituto Nasser della capitale egiziana per portare un sorriso a 10 feriti sopravvissuti all'attentato di domenica scorsa in una chiesa ortodossa di Tanta. Sherin Reda, Gada Adel, Nehal Anbar e Nada Bassioni sono attrici egiziane famose in tutti i paesi arabi. Sono musulmane e si sono fatte coinvolgere da padre Boutros in questa iniziativa. Dopo aver visitato una donna sfigurata, con rabbia qualcuna si è chiesta perché. Qualcun'altra ha pianto, ha dirotto e tutte sono rimaste spiazzate dalla testimonianza serena di Cirillo. Questa è la veste di Cirillo, l'unico diacono sopravvissuto all'attacco a Tanta di domenica scorsa. E Cirillo adesso ci sta dicendo che lui non solo prega per gli attentatori perché si convertano, ma li ha anche perdonati. E questa è la sua veste ancora sporca di sangue. Cirillo tiene la tunica insanguinata sul letto. Vuole parlare per ribadire che perdona i suoi attentatori e prega per la loro conversione. I nostri sguardi si incrociano, lui sorride e incoraggia i presenti. Ci diamo appuntamento per quando sarà sacerdote e lui ortodosso aggiunge: voglio molto bene a Papa Francesco, prego per lui. I cannot believe that they have so much. Non riesco ancora a credere all'amore che ha dentro quel ragazzo. Perdona i suoi attentatori, è una lezione per tutti, confida l'attrice Sherin Reda. Quando hanno sentito il vero perdono dai nostri cristiani, sono colpiti tutti. Mi hanno detto: come mai avete questo amore verso gli altri e noi non possiamo perdonare e voi perdonate? Ho detto sì. Il Vangelo ci insegna sempre a perdonare anche i nemici, amare i nemici, quelli che ci fanno del male. Questa è sempre la nostra missione.